Buongiorno, benvenuti a questo spazio pomeridiano speciale, direi, in pratica una coda del cappello sulla notizia, perché oggi ho il piacere di ospitare il mio sindaco, che è Lorenzo Bodega. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno e grazie di ricordarvi ogni tanto anche di me. Assolutamente, io ti ricordo sempre. Grazie Marcello. Allora, perché abbiamo interpellato e disturbato Lorenzo Bodega? Innanzitutto, quello che ha alle spalle non è il nuovo piano regolatore di Lecco, giusto? No. È un altro comune. Ok, bene. Però detto questo, insomma, Lorenzo è sempre molto attento a quello che succede a Lecco e soprattutto è stato il sindaco che più di altri ha cambiato volto a Lecco. Dal 2000 in poi, in pratica con l'avvento del nuovo millennio, abbiamo sentito e visto una Lecco nuova, che è quella delle nuove piazze. La piazza Cermenati era un grande posteggio, la piazza 20 settembre era un altro posteggio, adesso Lecco è diversa, però piazza Garibaldi è rimasta la stessa e lì c'è questa grande sfida della ex BPL che dovrebbe diventare la nuova sede del comune. Allora, ci sarà un percorso amministrativo che dovrà portare alle manifestazioni di interesse, poi la dichiarazione che davvero il comune vuole investire su quell'immobile, la ex BPL, però insomma sembra un percorso già in parte tracciato. Tu cosa ne pensi? Ma diciamo che è bella, l'idea è una bella idea, è una bella idea, però secondo me è ritardataria. Io che seguo non più direttamente le questioni, ma leggo i giornali, ascolto le vostre trasmissioni, dico che era già stata tracciata una strada, sono già stati fatti degli acquisti e delle convenzioni fra pubblico per quell'area che è stata individuata da parte del Collegio Volta. E questa inversione di marcia, così secondo me spericolata la definirei, fa pensare molto a un percorso non condiviso dall'attuale amministrazione rispetto alla precedente amministrazione. Mi voglio spiegare meglio. Il Comune di Lecco aveva intrapreso quella scelta per individuare, localizzare i nuovi uffici comunali nell'area di via Fratelli Cairoli, via Marco Doggiono, dove una volta c'erano le suore, poi è entrato il Politecnico e oggi con un accordo di programma è stato acquistato dal Comune di Lecco per l'insediamento degli uffici comunali, dove una volta spostati c'era in previsione anche la ristrutturazione di Palazzo Bovara. Ecco, ora io dico, perché questa inversione di tendenza? Pur dicendo che la cosa non è brutta, ma di cose belle ce ne sono tante, però il bello si può fare se, diciamo, un'operazione anche economica finanziaria sta in piedi, se prima non ho speso altri soldi e fatti altre scelte. Quindi sicuramente può essere una cosa bella, ma secondo me, e potrei scriverlo nero su bianco oggi, che ne abbiamo 7 novembre, secondo 8 novembre, secondo me questa cosa non si realizzerà. Non si realizzerà perché c'è già quel precedente, non si realizzerà perché ci possono essere degli accertamenti da parte della Corte dei Conti, non si accerterà perché costa troppo, non si accerterà per troppo grande, e quindi io dico che l'operazione non sarà sicuramente perseguibile. Infatti io inviterei anche il sindaco Gattinone a ritornare sui suoi passi, senza star lì ad ascoltare neanche, diciamo, le prese di posizione di ciascuno. Il sindaco decida che quella strada intrapresa non è una strada percorribile. Ecco, io mi ricordo, se continuare su questa strada, benissimo, liberi di farlo, ognuno si assume le sue responsabilità, ma secondo me sicuramente non riusciranno. Lorenzo Bodega è una persona molto decisa, lo è sempre stata. Io mi ricordo un episodio, quello di via Leonardo da Vinci, quando in pratica decise, visto che c'era l'attraversamento, era stato appena aperto e il traffico era drasticamente diminuito, decise di portare via Leonardo da Vinci i posteggi, però sperimentò, non funzionò perché si formarono code inenarrabili. Nel giro di, penso, poche ore,
andò in giro con gli stradini a cancellare le strisce dei parcheggi e ritornò sulle proprie decisioni. Ecco, questo è un po' l'esempio di come, certo, si può anche sbagliare, però si deve saper tornare indietro, non c'è niente di male. Sì, sì, sicuramente, quello è un episodio che è un esempio da prendere, secondo me. Ecco, lì erano solamente delle strisce bianche, qui capite bene che le differenze sono notevoli, qui si parla di investimento di oltre 30 milioni di euro, ecco. Quindi non è la stessa cosa, certo che nessuno condannerebbe un ritorno indietro di quanto fino ad oggi si sente, si legge sui giornali e si conosce dalle varie prese di posizione politica. Comunque è una strada, secondo me, impercorribile dai punti di vista che ho illustrato prima. Ecco, però quindi... tu sei stato quello che ha avuto il coraggio di cambiare volto a Lecco, non è facile. In questo senso Gattinoni va appoggiato, perché al di là della bontà della scelta, BPL sì, BPL no, però qualcosa per cambiare volto di Lecco ulteriormente e in positivo bisogna farlo, se no si rimane sempre nel proprio pollaio, piccoli, sempre stretti tra le quattro mura. Sono d'accordo, però io voglio dire anche un'altra cosa: le previsioni, i progetti che una precedente amministrazione fa o ha fatto o ha iniziato a fare non è che vanno buttati nel cestino della carta. Io voglio ricordare che il volto di Lecco si può cambiare ancora benissimo con progetti che giacciono ormai da anni nell'oblio, nei cassetti. Io voglio ricordare che era anche un obbligo di una convenzione urbanistica il collegamento pedonale che dal centro Meridiana va in via Marco Dogiono, via Carlo Cattaneo. Era un ponte già progettato, già strallato, abbandonata. Quello sicuramente sarebbe stata un'opera pubblica che avrebbe sicuramente cambiato in meglio ancora l'aspetto della nostra città. Che fine hanno fatto i progetti in project financing, del parcheggio dell'area del Serpentino, dell'area del Viale Turati, dell'area di Piazza Mazzini? I progetti che il buon Corrado Valsecchi ha fatto sulle rotonde che cambierebbero sensibilmente la viabilità all'ingresso della nostra città, rotonda dietro il tribunale, rotonda in zona ristorante ex Larius, rotonda in viale delle Costituzioni, sono queste le opere fattibili che cambierebbero già il volto della città. È che se io l'ha spiegato, peso di questi progetti qui non vanno più bene perché li ha predisposti o li ha iniziati un altro, capite bene che non si va da nessuna parte, come non si andrà da nessuna parte con il palazzo della ex Banca Popolare di Lecco. Ecco, ma stamattina con Gigi Riva al Cappello sulla Notizia abbiamo affrontato anche un problema proprio pratico, al di là di quelli che sono gli impedimenti burocratici, e sono tanti, ma ci sono gli uomini, non in quanto a qualità ma in quanto a numero, per riuscire a fare un trasferimento di questo genere, il Bione, la piccola velocità rimessa a nuovo col mercato coperto e quant'altro, le rotonde, quelle rimaste perché sul lungo lago comunque fare e disfare, ha spiegato Gattinoni, non servirebbe. Insomma, ci sono proprio numericamente, il personale c'è in comune per poter seguire così tanti progetti e così onerosi e così complicati? Ma voi pensate che una cosa che, al di là di avere le persone, i tecnici che elaborino i progetti, in Comune di Lecco si danno tanti affidamenti esterni per progettare le cose, anche perché io penso che la struttura tecnica presente in Comune, al di là di seguire la burocrazia, che è una cosa indispensabile e ancora molto laboriosa da fare, per la progettazione tecnica esecutiva si affidano a professionisti esterni, quindi sicuramente ci sono uomini e mezzi per poter operare. Il discorso è che se si continua a buttare dentro nuove progettazioni e non si sviluppano già quelle esistenti, è chiaramente che si aggiunge sempre carne al fuoco, e sembra quasi l'impressione che si voglia aggiungere tutta questa carne al fuoco per poi alla fine non riuscire a realizzare nulla. Ecco, la preoccupazione è questa. Poi io mi auguro che per Gattinoni riesca a realizzare tante opere, la volontà ce l'ha, riesca a fare tante cose, ma attenzione a non infilarsi in strade senza uscita.
Tu come facesti a rifare le piazze? Non fu semplice? Io mi ricordo i commercianti, no, perché i commercianti ce l'avevano con te, avevano predetto sciagure che manco il Covid, nel senso togliere i parcheggi dal centro era come togliere l'ossigeno alle attività. Non è stato così, per fortuna, innanzitutto, e anzi. Ma diciamo che la progettazione era rivolta soprattutto a riqualificare il centro della città. Poi ci sono state voci contrarie, ma la prima cosa che doveva essere realizzata era lo spostamento del mercato. E anche lì apriti cielo, le cose che sono successe in quel periodo, chi faceva funerali al mercato, chi faceva opposizione accanita, i commercianti, i pubblici esercizi che erano sulla piazza, chissà cosa sarebbe successo. Ecco, diciamo che ci scordiamo di che cos'era Piazza 20 Settembre e Piazza Cermenati e cos'è oggi. È un luogo di aggregazione, è un luogo che è occupato per più di metà dello spazio, secondo me non ha ragione, dalle attività commerciali. Per l'amor di Dio, ben vengano i tavolini, danno vita a una piazza piuttosto che vedere una piazza vuota. Però, come Piazza Garibaldi. Come Piazza Garibaldi, ma però a questo punto io dico, quello che lamentavano in modo particolare i commercianti, oggi bisognerebbe provare, oggi in questo periodo di pandemia purtroppo hanno sofferto tutti, al di là delle presenze sulla piazza o non presenza sulla piazza, però insomma le differenze sostanziali ci sono state. Ma io voglio ricordare non solo quello, le piste ciclabili dal Bione a Rivabella, la sistemazione del lungolago, la passeggiata dall'ex garage centrale Beretta fino al Ponte Nuovo, dal Ponte Nuovo fino al Ponte Vecchio, insomma tutto il planetario, che ne dicano, la ristrutturazione di Palazzo Belgioioso, il Museo della Resistenza fatto, il corteo manzoniano, chi più ne ha più ne mette, io dico, il Viale Turati, nonostante tutte le polemiche che ci sono state. Però insomma c'era vita, fervore, la città era un cantiere che ha dato una diversa immagine. Ecco, adesso c'è ancora questa mancanza comunque di aree accessibili per il parcheggio, vanno necessariamente fatte queste aree, Serpentino, Viale Turati, Piazza Mazzini, hanno fatto una sistemazione superficiale, era previsto anche lì di fare dei parcheggi interrati, insomma. Io dico, non dico che non è stato fatto nulla, però è stato fatto con l'opera di maquillage della viabilità, con individuazione di alcune aree belle, secondo me, di parcheggio, tipo quella da parte al comune, tipo l'apertura del parcheggio del Brolletto, tipo la sistemazione della viabilità che il buon Corrado Valsecchi ha sviluppato e fatto. Ecco, ci sono state, però non c'è stata, diciamo, un qualcosa che possa avere migliorato quella che è la nostra città, un'opera importante. Ditemi voi, al di là, dopo le piazze, dopo le passeggiate al lago, dopo queste opere, cosa c'è stato fatto di opera, Lecco? Ditemi un'opera della nostra città che è stata fatta, al di là della sistemazione delle strade e della realizzazione dei parcheggi. Un'opera importante. Il Bione. Ah no, è vero. Forse no, il Bione penso che sia ancora in alto mare. Sì. Il Palazzo di Giustizia è ancora in alto mare. Cioè, eh sì, c'è un po' di immobilismo. Su questo io do atto a Gattinoni che sembra voler dare una scossa. Io spero che tu non sia buon presago nel dire che tanto rumore per nulla, cioè poi alla fine non si farà nulla. No, guardate, è già passato un anno e mezzo quasi, mancano tre mesi. Noi diamo fiducia al nuovo sindaco, anche perché tu mi insegni che non è un mestiere facile. Le cose vogliono i suoi tempi. Per fare le cose i tempi devono maturare, ci vogliono i suoi tempi. Quindi spendiamo soldi pubblici e spendere soldi pubblici devono essere ben motivati, ben giustificati e ben spesi soprattutto. Ecco, dunque questo è una cosa, è un augurio che facciamo sicuramente a Gattinoni, al di là delle perplessità sull'operazione nello specifico, insomma. Ecco, tornando un attimo alle piazze, perché mi è venuto in mente quello che stavi dicendo, si sono trasformate nel frattempo, le attività che erano le chiesi non ci sono più da tempo. Io penso, non so, ti ricordi l'ortofrutta, il Cangiamila per esempio, no? All'angolo di via Mascari, piuttosto che il
lo chiamavamo il garage, comunque quello che vendeva la verdura lì in Piazza Cermenati, l'edicola ha chiuso pochi giorni fa, poche settimane fa, il Picariello, e sta diventando anche i Sesana, certo, i Sesana ancora prima, che era sotto, dove c'è la gelateria Grom, tanto per non fare nomi, no? Ci sono tante attività che rendevano il centro più vivo e più a misura del cittadino, che adesso non ci sono più, in favore di attività di ristorazione, di bar e qualche negozio di abbigliamento. Questo secondo te è una deriva o una risorsa per Lecco? No, non è una deriva secondo me, anche perché girando per il centro città in questi ultimi periodi devo dire che, secondo il mio modesto parere naturalmente, è migliorata la situazione. Ho visto che hanno aperto dei bei localini anche nelle viette trasversali delle piazze, insomma c'è fervore, ci sono poi chiaramente sono attività di ristorazione, di pubblici esercizi, ma ben vengano. Per uno che viene a Lecco, anche se trova tutti questi localini messi bene, non è una cosa brutta secondo me. Ecco, quello che manca comunque sono i parcheggi. Uno fa fatica a parcheggiare, non dico nei giorni feriali, ma nei fine settimana fai fatica a trovare il parcheggio. Se vuoi venire in città, cioè, è tutta filosofia quella di dire, a cui credevo anch'io qualche anno fa, quello di dire decentriamo i parcheggi, creiamo dei collegamenti, bus navetta e quant'altro. Per una città delle nostre dimensioni è filosofia. La Ventina non funziona, tanto per il famoso shuttle dalla Ventina di Pescarenico al centro non ha mai funzionato. Capite, ma perché siamo in una dimensione tale che, cioè, se io devo arrivare alla Ventina con la macchina o arrivare nelle Scava Mossini, dove si prevedeva di fare un interscambio, addirittura su al parcheggio del cimitero di Castello, arrivo direttamente giù sul Lungo Lago in Piazza Cermenati e ai parcheggi di Via Parini. Ecco. Sì, l'unico parcheggio di Via Grassi che è davvero attaccato al centro e probabilmente un po' di sfogo lo può dare, però non ci siamo mossi molto da quel parcheggio lì, insomma. Bene, vedremo. Io so che tu tifi per qualsiasi sindaco sia al potere a Lecco, perché insomma vuoi bene a Lecco, anche se lecchesi un po' ti hanno deluso nel recente passato. Insomma, penso che siano stati, non è che mi hanno deluso i lecchesi, nel senso che quando mi sono ricandidato nel 2015 non mi hanno votato, ma perché probabilmente lì prevale ancora oggi sulla città i partiti, la politica, queste cose, insomma il centrodestra non ha voluto stare unito e quindi è andata così. Però vabbè, io trovo ancora gente che pensa che sia ancora io il sindaco, quindi. Ah, sì? Però ormai le generazioni passano, adesso la città è cambiata, cioè gli abitanti lecchesi sono ormai, i giovani sono diversi, non conoscono più le persone che già hanno fatto l'amministrazione. Siamo, capito? Dei boomer, Lorenzo, siamo dei boomer, mi dicono che siamo dei boomer, io e te, no? Tu più di me, ma perché non sembra, sembri più giovane di me, ma qualche annetto in più ce l'hai, insomma. Diciamo che cambiano le generazioni, quindi è anche giusto che cambi, che si trovino persone che abbiano voglia di fare, giovani che si impegnano, magari utilizzando anche l'esperienza dei vecchi, però insomma adesso vede che Gattinone è un sindaco giovane, quindi ha energia, voglia di fare e quindi sicuramente potrà fare bene. Ecco, cerchi di non entrare nel vortice del gioco dei partiti o di poteri forti, così dico io. Grazie a Lorenzo Bodega. A voi e buona continuazione, grazie. Ti ripeto, per me sei il mio sindaco, per cui grazie a Lorenzo. Buona giornata a tutti. Buona giornata a te e noi ritorniamo in studio solo per salutarvi, per ringraziare per l'ascolto che ci avete dato, e noi su questa cosa, come avrete capito, siamo molto interessati a proseguire l'approfondimento e a capire dove andremo a finire. La speranza naturalmente è quella che andremo a finire bene, cioè che per Lecco cambi qualcosa in positivo e si possa fare qualcosa anche di più ampio respiro di quanto è stato fatto negli ultimi anni.